benvenuti a Dillo a Lello. Ciao, siamo tornati oggi più che mai, siamo andati in giro per i saldi. Siamo andati a parlare sia con chi vende e chi compra. A proposito, ma voi ci attaccate a saldi o non? Facciateci sapere. Ma comunque, la cosa più importante, cioè noi abbiamo fatto due servizi, non uno, due. Uno l'ha fatto a Barletta Web 24 e uno l'ha fatto a Lello. Per quanto riguarda, guardate, qui siamo a Villa Bonelli e ste Angoroscour. Qui siamo con tre belle ragazzine che hanno un po' di timore entrare in questa villa, è vero? Sì, abbiamo timore perché c'è tutto buio, quindi poi magari ci possono essere le persone. Magari ci catturano. Allora, chiediamo insieme all'amministrazione di dare una bella scossa e avere la Villa Bonelli con un po' di luce in più. Sì. 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 Diamoci da fei. Diamoci da fei. Come stanno andando i saldi? A rilento rispetto all'anno scorso, però ci stiamo difendendo, con calma, continuiamo così, molto a rilento però rispetto all'anno scorso. Hai fatto shopping per i saldi? Sinceramente qualcosa non ho comprato personalmente per me, ma le ho comprate qualcosa per le mie nipotine, che sono tre ragazzini di 18 anni, 16 anni e 12 anni. Gli ho comprato dei maglioncini, dei pantaloncini, e giusto un piccolo pensierino per loro ai saldi. Per me vedremo in seguito. Siamo con Francesco, con il presidente del Strade dello Shopping. Ciao Francesco. Ciao Lello. Come stanno andando i saldi? Beh, i saldi molto a rilento, sicuramente il periodo dei saldi è prematuro perché i saldi andrebbero spostati, come avevamo già mandato una nota alla Camera di Commercio dove chiedevamo lo spostamento della data d'inizio dei saldi. Ad ogni modo non c'è tanto interesse da parte del consumatore, molto probabilmente causa freddo, pioggia, questo non ha permesso l'uscita dalle proprie abitazioni. Ad ogni modo siamo sempre, diciamo, come dire, pronti ad accogliere i clienti. Il saldo sta scomparendo perché credo che il saldo in quanto tale non esista più perché il cliente ovviamente oggi si approvvigiona dei prodotti sia sull'online o anche diciamo nel negozio fisico, ma non ha più, come dire, quell'attenzione o quell'action nell'ambito diciamo dello stesso prodotto. Come stanno andando i saldi? La stagione è andata male, i saldi stanno andando peggio. Peggio? Rispetto anche all'anno scorso? Sì, sì, rispetto all'anno scorso, agli altri anni. Ma c'è un motivo? Le abitudini sono cambiate, la gente non esce più, escono tutti i ragazzini, le ragazze che hanno un altro tipo di mentalità, ormai si vestono in questi negozi a basso prezzo, queste cose qua. Tu compri a saldi? A volte sì, a volte no. Quando vedo che conviene e realmente mi rendo conto, compro. Perché certe volte a saldi sono dei truffatori. Beh, questo è un argomento che a noi piace perché c'è qualcuno che si lamenta proprio di questa cosa. Ti è capitato di vedere queste cose? Sì, sì, ma spesse volte. E non solo a Barletta, pure fuori Barletta, Bari, pure alla Grande Puglia di Foggia. Ah, tu compri a saldi? Sì. E cosa hai trovato di conveniente? Niente, le fregature. Compra saldi? Sì, anche perché è conveniente. E vabbè, cose utili, maglioncini, pantaloni, camicie, tutto quello che ci occorre ovviamente. Allora aspettiamo i saldi proprio per risparmiare un po' di soldi. E infatti, con i tempi che corriamo è giusto così. E meno male che ci sono. Compri a saldi? No. Come mai? Perché non ti credi sulle, né che te i saldi. Né. Ma ci credi nei saldi? Sì e no. Qual è la tua titubanza dei saldi? Che sono taroccati. Perché mi è capitato di vedere certi prezzi, quando poi arrivano i saldi sono sempre quelli, alzano e rimangono quelli. Come stanno andando i saldi? Male. Perché? Perché vedi, non cammina nessuno.
Questo è l'argomento che ci sarà la prossima puntata, proprio delle bici elettriche. Vedete, in due, in tre, in quattro, è il pericolo che hanno queste bici elettriche. Alla prossima, sabato prossimo, ci sarà la puntata sulle bici elettriche. Ciao!